Piove all'Olimpico e si profila una gara difficile, anche se strano come possa mutare in poco tempo il destino di una squadra. La Roma di Mazzone è ora consapevole delle proprie possibilità. Assente Balbo in attacco, Rizzitelli diventa la punta avanzata di questa Roma che affronta un Piacenza molto motivato. La squadra di Cagni lotta per la salvezza. La Roma è aggressiva e ben disposta sul campo ed ecco Mihajlovic pronto a sfruttare i calci piazzati. Dopo 13 minuti una grande occasione per Rizzitelli sul suggerimento di Cappioli. È il campanello d'allarme per il Piacenza stretto nella propria metà campo. È un monologo della Roma, Giannini apre con intelligenza per Rizzitelli e questa volta l'attaccante è più convinto, Taibi lo agevola, è l'1-0. La pioggia continua a cadere con insistenza, come sono insistenti le azioni dei giallorossi che giocano a memoria ed offrono anche spettacolo. Il raddoppio nasce da una combinazione Mihajlovic-Cappioli, ma con il piede galeotto di Carannante. Ed ecco il 3-0 con Carboni. Gli ultimi minuti vengono messi a profitto da Piacenza che accorcia con Jacobelli. Intanto Cavallo Pazzo cerca di catalizzare le attenzioni pensando che la partita non possa offrire altre emozioni. Invece nella ripresa è il Piacenza a cambiare il ritmo e diventare aggressiva. Alcune occasioni importanti che procurano brividi a Cervoni. Poi un sospetto, Turrini è agganciato da Piacentini, in area, guardate. Ed ora brevi considerazioni per i due allenatori, Cagni e Mazzone. Noi sapevamo che sarebbe stata dura fino all'ultimo, adesso come sono andati i risultati ce la giocheremo noi Reggiana e Udinese allo sprint, e quindi era poi l'obiettivo che noi ci eravamo prefissi all'inizio e ci avevamo dato tutti per spacciati. Io non ho mai parlato di Coppa UEFA, però arrivati a questo punto mettiamo a tavoletta, vediamo che cosa, a che velocità sappiamo andare, tentiamo il tutto per tutto.